Ciao ragazzi, sono Giulio Rubini e dopo un'idea di quest'estate dell'amico Simon che è venuto a trovarmi al ristorante e mi ha detto posso venire a trovarti che facciamo un video alla tua del 105, ho detto perché no e niente, siccome gli voglio molto bene ho detto ok vieni, io vi parlerò del lato sportivo mentre del lato tecnico, visto che l'ha fatta dalla A alla Z, ve ne parlerà l'amico Manuel. Ciao a tutti. Nel 2013, dopo aver cercato in vari siti 205 perché volevo comprarne una, ho trovato queste due occasioni e praticamente scelgo di portare a casa lei perché era anche più vicina. Dopo aver già avuto un 205 negli anni 2000, ho avuto un 205 gruppo N dal 2000 al 2002 che ho fatto parecchie gare. E dopodiché nel 2013 appunto con lei inizio e faccio come prima gara faccio lo slalom di casa Este Calaone dove vinciamo la classe e da lì insomma vedo che non sono proprio da buttare via dopo essere stato fermo 6 anni, insomma avevo ancora la voglia e la grinta giusta di ricominciare. Nel 2014 invece l'anno dopo ripeto lo slalom di Este Calaone e decido di fare l'HTP. Faccio l'HTP perché voglio che diventi storica, perché voglio appunto una cosa mia, storica, che resti comunque di un certo valore. Dopodiché faccio anche Rally Legend che mi diverto tantissimo e che se vuoi venire a vedere qua c'è un adesivo che porto a cuore. Che è il verificato della Rally Legend. Una gara bellissima, mi sono molto divertito anche perché a San Marino praticamente sei sempre per aria con le ruote, vedi foto, video che ho insomma. E da lì finito queste due gare decido di fare un restauro completo alla macchina. Restauro che praticamente è durato dal 2015 a tutto il 2016, quindi 2 anni. Dove abbiamo tirato su, dove c'era da sistemare, è stata in certi punti sabbiata, abbiamo dato un fondo e l'abbiamo ricolorata tutta di bianco. È stata fatta tutta internamente, colorata anche per dentro, roll bar, tutto quanto e rimessa a norma a livello di sicurezza. E da lì poi l'ho portata dall'amico Manuel. Manuel dove ha fatto praticamente tutto l'impianto elettrico nuovo. E poi man mano abbiamo fatto l'impianto frenante, e abbiamo cambiato il cambio, abbiamo fatto tanti lavori, ecco insomma dalla A alla Z, praticamente anche la macchina non è neanche un filo vecchio, ha tutto fili nuovi perché ho voluto tutto nuovo. E quest'anno addirittura abbiamo fatto il motore nuovo. Ogni tanto vado a noleggio, così la tradisco anche e così mi levo qualche voglia di macchine magari un po' più potenti, sponsor permettendo, ecco insomma. E ho ritrovato l'amico Handel dopo anni che non correvamo insieme e abbiamo fatto la prima gara insieme nel 2016 con una Clio. E niente, lo ringrazio sempre perché in macchina mi trovo molto bene con lui e lo reputo una persona molto seria, ecco. Nel 2017 mi chiama un amico, viene a trovarmi e mi dice perché non facciamo il rally di Adria insieme e diciamo che l'ho accontentato, ci siamo iscritti al rally di Adria, lo abbiamo fatto con lo spirito giusto per divertirsi, ma mi sa che abbiamo anche fatto più divertire che divertirsi. E mi ricordo comunque che siamo partiti di notte con acqua che la mandava e siamo usciti di strada subito alla prima di Rosolina, ci siamo girati in pista poi sfiorando un commissario che ha buttato via l'ombrella. Mi ricordo tutte queste cose qua, ecco insomma. La mattina dopo parto col piglio giusto di far bene e come vi ricordate, perché sicuramente girano le immagini mie della prova di Massorno, dove sotto il cavalcavia della strada vado su per la riva e
e riesco comunque a tirarla giù in strada avendo il canal bianco a sinistra, ecco. 30, bivio destra 1. Giulio, Giulio, è andata destra 1. No. Rally di Adria che comunque porto sempre nel cuore, perché sono venuto a vederlo fin da bambino, perché partevamo di notte con mio fratello e con gli amici di mio fratello e venivamo a Caemo, quindi è una gara che comunque la sento quasi di casa, però se dovessero farla di nuovo in strada sicuramente verrei a farla, ecco, insomma, perché è una gara insieme ai Rally del Santo che porto nel cuore, perché sono cresciuto con quelle gare lì. Anche lo slalom di Calaone è per me quella fettina di strada lì, oltre al Rally del Santo, l'ho fatta con tutto, l'ho fatta in bicicletta, in motorino, con la macchina di mio papà, con l'R4, l'ho fatto con tantissime macchine, con neve, pioggia, mi sono sempre divertito, ecco. E quindi sicuramente sono gare che non posso rinunciare se vengo chiamato in causa, ecco. Nel 2018 ci troviamo con quelli del 205 a Borghetto sul Mincio, dove hai anche un'immagine, mi sembra. Abbiamo fatto un bellissimo pranzo dove ci siamo incontrati con un po' di amici dal Piemonte, da un po' dappertutto, insomma, Veneto, Lombardia. E è un gruppo molto affiatato che è sia in Facebook che per i possessori della macchina da corsa siamo anche in WhatsApp, che ci sentiamo molto spesso. Si è creato un vero e proprio gruppo di amici stretto, insomma, ci sentiamo parecchie volte anche telefonicamente, anche con amici dalla Sicilia mi sento spesso. Intanto li saluto e basta, ecco. Un raduno? Un raduno, diciamo che io avevo provato a fare un trofeo con questo qua. Il primo trofeo 205 Rally con lo slalom Città di Este nel 2016. Avevo portato 5 auto a Este, tra l'altro la gara l'ha vinta Michele Mancin con la 205, c'era anche questa, e che io ero a noleggio, sì. E niente, da lì ho riprovato con Jack De Tomasi, mi sono sentito a riprovare a far partire la roba con i Rally di Adria e con il Campagnolo e con il Val Sugana. Con quelle tre gare lì volevo mettere in piedi un qualcosina che radunasse un po' questi 205 che ci sono in giro, però evidentemente è stato preso un po' troppo sotto gamba e la cosa non è partita, ecco, insomma. Comunque mi sono reso conto che per farla partire tipo un trofeo 112 bisogna fare una roba fatta bene, perché è molto impegnativo, ecco, insomma, porta via parecchio tempo. Quando la te vo? Vi spiego un po' il mio ufficio. Allora, qua abbiamo le pompe, attacca batterie, la pompa, ventola, fari 1 e fari 2 quando ce n'è bisogno, tutto impianto fatto nuovo da manual. Andiamo a accenderlo con lo start dalla parte di qua, non so se lo riesci a vedere. Bambina in moto.
Nel 2015 conosco Giulio, viene da noi in azienda e mi chiede di restaurargli la sua 205. Siamo partiti facendo l'impianto elettrico, lui è arrivato con la macchina che era nuda, a scocca, verniciata, con la carrozzeria rifatta. Abbiamo fatto l'impianto elettrico, dopodiché abbiamo fatto un aggiornamento ai freni. Abbiamo montato freni grandi davanti a quattro pompanti, anteriori e posteriori, freno a mano idraulico, ripartitore di frenata e l'impianto frenante è stato ultimato così a gruppo A. Dopodiché, andando avanti con il tempo, sentiva l'esigenza del cambio, abbiamo messo un cambio a 5 marce in esti frontali, molto più rapido, più adatto per i rally, visto che lui veniva da un cambio ravvicinato. E da lì poi sono iniziati i primi piccoli problemi a livello di motore, dei cali di potenza, mangiava olio, finché quest'anno abbiamo fatto il passo, abbiamo rifatto anche il motore e il risultato è questo. Qui abbiamo il recupero dei vapori dell'olio, che deve essere da 2 litri, un doppio corpo Weber con le trombette a aspirazione aperta, la pompa benzina Facet, che è una pompa ad impulsi, ce n'è una qui e una dietro di scorta, filtro benzina, la sua classica accensione elettronica e abbiamo fatto un maquillage della barra duomi del coperchio punterie in carbonio. Manutenzione, quanti chilometri fai? Dovrebbe fa un migliaio di chilometri prima della prima revisione. Radiatore, hai qualcosa? Di... Radiatore è un radiatore maggiorato in alluminio. Vediamo. Siamo poi intervenuti anche sull'assetto. Lei montava già dei top mount in Uniball, però noi abbiamo agito sull'idraulica degli ammortizzatori. Gli ammortizzatori sono dei Blisten regolabili sia anteriormente che posteriormente a due vie e i risultati ci sono, perché lui sente molto le modifiche e può adattarsi alla seconda delle varie condizioni climatiche che ci sono. Questo è il posteriore, qui abbiamo lo spazio per la ruota di scorta, e laggiù c'è l'impianto estinzione, e sotto alla macchina, nell'alloggiamento originale, c'è il serbatoio, che è quello di serie con il trattamento detto stop, omologato per le gare storiche. Tutto il lavoro che è stato premiato dall'ultima gara. Giulio ha fatto un buonissimo risultato e quindi da lì ne siamo tutti contenti. Quando vuole qualcosa di buono lo fa anche lui. Quest'anno abbiamo partecipato a Rally di Bassano con poca fortuna e diciamo abbiamo fatto le prime due prove. Dovrebbe esserci stato un guasto, diciamo, dopo il salto della prova a San Luca, perché abbiamo un po' voluto troppo da quel salto, però era forte il desiderio, ecco, di avere una foto alta. Per occhio, sfiorare il dosso 3, occhio, sfiorare il dosso 3, non fare il mona, 30. Sinistra 2, in. Dopodiché dovevamo fare il Targa Florio, questa era la gara principale che quest'anno dovevamo andare in Sicilia, ma per via appunto del Covid è saltato tutto. Allora abbiamo deciso di andare al Maremma con l'amico Fabrizio, e gara per noi inedita, nuova, strade nuove, mai stati, e è andata bene, abbiamo portato a casa un bellissimo risultato. E non dico che non ritorno, perché alla fine le strade le ho trovate divertenti, anche se all'inizio sembravano insidiose e anche non piacevoli, ecco.
Invece man mano che le abbiamo affrontate abbiamo visto che erano disegnate giuste anche per questa autovettura qua. Rally di Antibes, ho partecipato 2 anni di fila nel 2018-2019, strade bellissime, strade del Rally di Monte Carlo, il Col del Turini, Col de Blaine, Col de Braus, bellissime prove speciali che hanno scritto la storia del rallismo. Ho voluto portarla a partecipare a questa gara che secondo me merita, ecco, di essere fatta. Se qualcuno ha la possibilità di andare, non è molto più costosa di un rally in Italia, 6 ore da qua, da Padova, ci sei, e le strade sicuramente non hanno paragoni, ragazzi. Basta parlare del Monte Carlo e non serve aggiungere altro. Questo è il verificato del 2019, eccolo qua, FFSA, sponsorizzato Canal Più. Poi vi devo far vedere l'altro verificato che è attaccato sopra al tetto della macchina con l'autografo di Jean-Pierre Ballet, che praticamente adesso vi spiego la storia di Jean-Pierre Ballet. Io sono cresciuto fin da ragazzino con una cassetta dove riguardava appunto il Monte Carlo del 1988, dove si vede Jean-Pierre Ballet con la 205 GT, infatti l'amore mio per il 205 è nato proprio in quegli anni lì. Dopo averne avute anche in casa, ho avuto il 950, il 1600, il 1900, insomma, e adesso anche questa qui, comunque ho avuto parecchi 205. Appunto, nel 88 Jean-Pierre Ballet col GT 1900 è arrivato terzo assoluto, dietro a Bruno Sabi e a Alex Fiorio, e insomma portare un 205 terzo assoluto a Monte Carlo è una gran cosa, ecco, insomma. Esatto, quindi diciamo mi sono appassionato, ho questo cassetta ancora che adesso l'ho trasformato in DVD, ce l'ho ancora là in camera perché secondo me fa parte, diciamo, della mia collezione intoccabile. Eccolo qua. Sì, qua abbiamo appunto l'autografo di Jean-Pierre Ballet, che appunto vi stavo dicendo che nell'88 è arrivato terzo assoluto a Monte Carlo. L'ho trovato al Rally di Antibes perché mi ha scritto lui, diciamo, un messaggio in Facebook che avrebbe avuto piacere di conoscermi, sia me che Fabrizio, e l'abbiamo trovato di persona, una persona squisita. È nata questa amicizia in questi 2 anni di partecipazione al Rally di Antibes, se non dico di tornare, perché appunto sono strade meravigliose, ecco, insomma. Una persona veramente spettacolare che ringrazio ancora adesso, perché insomma per me è un mito, ecco, insomma, essere cresciuto con le sue immagini del Monte Carlo in discesa sul Col de Braus mi riempie di gioia, ecco, insomma. Qua abbiamo Monselice Corse che ormai penso che sono 20 anni, diciamo, che sono a Monselice Corse. Prima col gruppo piloti Monselice, adesso con la Monselice Corse, e un gruppo di amici che comunque porto sempre nel cuore, e continuiamo, diciamo, questa collaborazione amichevole nell'ambito delle corse. Adria Rally Fan Club, perché? Perché ho voluto attaccarlo appunto per la vicinanza al Rally di Adria che ho fin da bambino, e perché comunque la terra adriese, per via di mio papà che era un grande pescatore, mi lega, diciamo, con quel territorio lì. Non so se avete visto in questo periodo qua diversi miei video che ho girato alla pagina degli amici di Adria, dove ci sono appunto parecchi miei video che giravo fin da ragazzino con la mia telecamera, che giravo di rally in rally, ecco, insomma. Spero che vi faccia piacere, insomma,
vedendo come viene visualizzata la pagina con i video, insomma, mi fa piacere vedere tante condivisioni dei miei vecchi video. Ciao a tutti amici dell'Adria Rally Fan Club, amici della Peugeot 205, vi saluto dalla mia dolce metà. Evviva! A voi e a noi!